Eccoci ritrovati ragazzi con la seconda parte del Chi vuole essere milionario, la coppia Neschio-Luca Toselli, carichissimi per eventuali prossimi episodi, quindi consigliatemi chi volete vedere, lasciate tantissimi mi piace, iscrivetevi al canale e seguitemi sul mio profilo Instagram. Sempre in descrizione trovate eneba.com, sito che ormai conoscete benissimo, dove acquistare le vostre PlayStation Card, i vostri abbonamenti del PlayStation Plus e non solo, anche giochi per PC a prezzi scontatissimi. In più con il codice DAV avrete anche ulteriori sconti, quindi passate. Siamo anche in periodo di Black Friday e che dire, ci vediamo quindi nel video, buona visione, dai. Va bene, allora, siamo confermiamo questo 50-50? Vai. Okay. Sì. Allora, le risposte rimanenti sono Atalanta e Ravenna. Ok. Allora, dovrebbe essere Atalanta. Io ti do fiducia. Ma io mi sento male però con la fiducia. Io ti do fiducia però sai che anche Ravenna in realtà... E la mamma mia. Dai. Atalanta. Attenzione. Io credo in te. Va bene. Il problema ragazzi, è che sono io che non credo in me stesso. Però vabbè, già che mi aiuti. Basta che siete decisi tra di voi, perché sennò. Sì, dai. Dai, vai. È la vostra risposta definitiva. Atalanta. Vai. Quindi, da quale squadra venne acquistato Christian Vieri quando giocava alla Juventus? La risposta esatta è Atalanta. Bravo Neschio. Bravo, e anche Neschio. Luca a crederci. La ringrazio. Pensava di comunque morte. A proposito di queste squadre, lui giocò in tutte queste squadre. Ma vedi, infatti c'era qualcosa anche Ravenna. Cioè mi puzzavano tutte, cioè, ce le e avevo. Giocò appunto proprio in tutte queste squadre. La prima fu il Pisa, poi Ravenna, Venezia e Atalanta, quindi allora, sono in ordine. Vedi? Oh, l'hai fatta bella complicata, brava. Bella. Brava. Però avete usato l'aiuto in quella giusta, secondo me, e forse anche l'aiuto giusto, perché 50-50 bene. Non è sempre facile da usare. Okay. In quale delle seguenti squadre non ha mai allenato Zeman? Allora, ne ha fatte poche, un altro che... Grazie. Le squadre sono Parma, Napoli, Bari o Lecce. Attenzione. Napoli sì. Esatto, Napoli sì. Lecce sì. E l'altra cosa sono? Bari e Parma? Parma, Napoli, Bari e Lecce. E quindi, allora, Lecce me lo ricordo abbastanza bene. In teoria Vucinic a Lecce aveva Zeman come allenatore. Quindi una la possiamo escludere secondo i tuoi ricordi. E anche Napoli, Bari, secondo me. Napoli, quindi due, sì, quindi tra Parma e Bari sarebbero il i due. Il discorso è, Neschio, Zeman ha allenato sia Bari che Lecce? Che Foggia pure, ci butto dentro anche quello. Il Foggia lo allenò, sono sicuro. Sì. Però era per dire Foggia, un'altra Foggia, Pescara, Roma, queste mi ricordo le big io. Però le ha allenate tutte, praticamente, ha fatto i derby di tutte? Perché Roma e Lazio comunque le allenate, quindi se mi dici Roma e Lazio ok, Bari e Lecce ok. Parma? Io forse un centurino di Parma ce l'ho, Zeman. Quindi secondo Luca quella ipoteticamente giusta dovrebbe essere Bari, e cioè che al Bari non ci ha mai allenato. Anche io sono da questo, sì, anche io sono su questa scia. Però la certezza anche in questo caso non c'è. Non c'è. Ma anche Parma, non sono sicurissimo. Però anche perché Parma ha avuto sempre belle squadre nell'era di Zeman. E forse me lo sarei ricordato al Parma con Thuram, con Crespo, con i vari Buffon. Quel periodo là. Beh, in non questo lo so, caso possiamo fare una cosa. Possiamo usare un altro aiuto. So che è brutto usare un altro aiuto. Ma chiamare. È bruttissimo. Chiamare un tifoso. Ah, ho presente chi vuoi chiamare. Può essere quindi l'aiuto forse... giusto, volete usarlo, tenerlo per dopo. No, non vi voglio deviare il gli ragionamento. Altri, gli altri quali sono? L'altro sono lo switch della domanda, quindi vi cambio la domanda completamente con una di pari difficoltà. Però mi sembra che qua voi avete già escluso un paio di risposte. Oppure il mio aiuto, quindi io vi do un aiuto bello sostanzioso. Potremmo soffrire dell'aiuto di Dav, secondo me. A me va bene. Luca. A me va bene. Aiuto di Dav, siete d'accordo? Sì, io allora, ci sto. Vi dico che la risposta esatta
cioè dove dove lui non ha allenato, è una squadra che attualmente non è in Serie A. Quindi a questo punto Parma e Napoli sono escluse. Quindi sono Bari e Lecce. E io Lecce sono abbastanza convinto che Vucinic avesse Zeman come allenatore a Lecce. Io andrei con il Bari. Peccato che c'eravamo già in logica. Buono, sì. Io andrei con il Bari. Poi magari ho questo ricordo sbagliato di Vucinic e Zeman, però... Quindi confermiamo come risposta esatta Bari. Dai. Sì, è la vostra risposta definitiva e l'accendiamo? Per me sì. Sì, ci stai. Aveva ragione Neschio. Potevate anche non usufruirlo, però per avere la certezza era giusto così. Comunque ci sta. Bravi ragazzi. Allora, vedi, avevamo ragionata bene. Ci siamo fidati poco di noi stessi, sì. Va bene, comunque ricordiamo che nel Lecce nel 2004, quindi gli anni che giustamente ricordava Luca, Napoli nel 2000 e il Parma nell'87, quindi ci stava avere questo dubbio proprio perché non ero manco era, nato. Era bello datato. Okay. Va bene, proseguiamo. Siamo alla domanda numero 9. Due aiuti ancora a disposizione. Qual è la squadra russa che ha vinto più campionati? Attenzione. Le squadre sono Spartak Mosca, CSK Mosca, Zenit o Lokomotiv? Allora, Spalletti ha vinto qualche campionato con lo Zenit. Yes. Lo Zenit, sì, è sempre stato tra le squadre più in auge. Ma anche il CSK, che io ricordo, non è che è da meno. Io però l'uniche certezze che ho su campionati vinti di queste squadre è quando allenava Spalletti e giocava a Crescito, perché ricordo che avevano vinto il campionato. Non so neanche quanti. Certo. La domanda che ti faccio è: il Champions League come funziona per le russe? Ci va solo la vincitrice? Perché sì, in questo caso possiamo ricostruire quante volte hanno partecipato le squadre a memoria. Io in realtà credo di sì, perché non è che mi ricordo, raramente, cioè ci ricordiamo uno Zenit e un CSK che sono ai gironi di Champions. Io francamente non me li ricordo mai. Sì, uno Zenit con quando giocava Hulk un bel po' di volte. No, attenzione, insieme, nel senso che entrambe partecipavano alla stessa, esatto, quello. Ecco, io mi sa di no, quindi rispondo che forse solo una, solo che vince il campionato, forse almeno prima, poi ranking. Allora, su queste quattro che sono Spartak Mosca, CSK Mosca, Zenit o Lokomotiv, non c'è nessuna che voi escludereste proprio al 100%. Credo lo Spartak sì, forse lo Spartak. CSK, no. Lokomotiv e Zenit rimangono. Sì. La Lokomotiv pure, secondo me, almeno io come da esterno non me la ricordo sempre tra le più titolate, tra quelle più nominate in Russia. Allora, la Lokomotiv però l'anno scorso era in Champions perché ha giocato contro la Juve, in teoria ci giocava João Mario. Sì. Ok. Sì. Quindi l'anno scorso c'era. Ma noi parliamo di quella che ha vinto più trofei in Russia, giusto? Sì, sì, proprio che ha vinto più campionati, come la Juve, esatto, in Italia. Quindi Bayern. Non basiamoci solo sugli ultimi anni. No, Luca. No, certo, io però posso darti le indicazioni su quello che mi ricordo, ecco. Ok. E io credo che storicamente le due squadre forse più forti, io ricordo, credo, CSK e appunto Zenit. Però lo Zenit su non è stata forse una roba da sceicco che è venuto fuori a un certo punto e ha iniziato a farsi la squadra, quindi secondo me non è una roba proprio storica. Io ti direi CSK Mosca. Allora, no, non lo so, cioè, vado anche a memoria, anche un po' in Coppa dei Campioni addirittura si parlava di CSK. Quindi Lokomotiv e Spartak, forse evidentemente anche... se hanno... Adesso mi viene in mente forse... Lo Spartak ha vinto proprio con l'allenatore della Juve, come si chiamava? L'ultimo scudetto. Carrera, scorso, forse? Sì, con Carrera, uno dei vice di Conte che era andato in panchina. Sì. E la Lokomotiv non ne ricordo particolari, però in linea di massima, come diceva Neschio, è giusto, cioè so che è difficile ricordarsi, però non basiamoci solo sugli ultimi anni. Vai Neschio, io dovessi rispondere io direi CSK. Il mio dubbio è la o CSK o lo stesso Zenit, comunque lo so, lo so. Quando io giocavo questa domanda papabilmente potrebbe essere anche facile da cercare, volendo, se volete chiamare qualcuno, perché basta cercare
numeri, squadra russa che ha vinto più scudetti. Sì, non vorremmo giocarci tra Yutin Steka, ecco. Non... È interessante. Sei coraggioso, come... Gineschio? Io sono sempre un po' vigliacco, te l'ho detto. Ma come, due esperti di calcio russo come noi? Veramente, noi una vita, cioè, in Russia. Vediamo qua. In Russia. Porca trota. Dai, per uscire con due aiuti è tosta, Però anche... Porca troia. Cambiando domanda? Cambiare domanda può anche significare beccarne una che poi non puoi andare nemmeno a esclusione, però. Beh, dopo lì ne cacceremo una a caso, cosa ti devo dire? Non lo so, cioè io come al solito parlo, io faccio più l'assist man e ti do la palla sempre a te. Sì, ma il problema sai qual è? Che quando uno fa l'assist e sbaglia quello a porta vuota, non si dice coglione quello che ha fatto l'assist, dice coglione quello che ha sbagliato a porta vuota. Bravo, appunto. Allora, scarica la responsabilità. Sì. Cazzarola. Io direi CSKA, ma sono quelle cose che dici Dio, boh, non le vuoi dire. Ma vogliamo uscire con due aiuti? Ma usciamo con due aiuti, ma sì. Almeno ci distinguiamo, dai. Non lo so. Stringiamo le chiappe. Decidete voi, se vi ha già salvato la fortuna nelle domande prima, oppure deve continuare, oppure utilizzate quello che volete, l'aiuto che volete. Tanto in ogni caso qua sono entrambi, cioè servono entrambi. Quindi, a che domanda siamo? Siete alla nona, quindi ancora non siete arrivati al traguardo, al secondo traguardo. C'è altre 6 dove rispondere, cioè questa più altre 5. Sì, noi arriva a secondo, terzo, quarto, non ci cambia nulla, dici tu giustamente, Luca. No, il secondo è il primo dei perdenti, dice Conte. Sì, non lo so, guarda, sono stato un po' cattivo in questo. Vai, Neschi, io dico CSKA. Se vuoi sbagliare a porta vuota, diciamo CSKA. Ah, invertiamo i ruoli, quindi tu fai l'assist. No. Dialoghiamo sulla linea. Dialoghiamo insieme. Sì, dai, io voglio proprio uscire con i due aiuti. Dai, sì, bello. Questa cosa bella, devi fare la cosa originale. Esclusivo. Con i due aiuti. C'è gente, ragazzi, che ci ha vinto con due aiuti ancora, noi usciamo con due aiuti. Decidete voi, è la vostra risposta definitiva. Vi lascio ancora 5 secondi, pensate, ci fate quello che volete. Vai, CSKA. Mosca. Attenzione allo Zenit, che se lo Zenit mi incazza. Vabbè, cosa devo dire? Tutt'oggi che mi dici sono codardo, devo prendere iniziative. Dai, proviamoci CSKA, dai. È la vostra risposta definitiva? Sì. L'accendiamo? Sì. Allora, non avete assolutamente tenuto in considerazione le altre. Allora, sul Lokomotiv avete fatto bene, ve ne siete fregati, e non è il Lokomotiv. Abbiamo perso. Sullo Zenit avete fatto bene, quindi l'avete esclusa. Spartak Mosca e CSKA Mosca erano le due rimanenti, e purtroppo siete voluti uscire con due aiuti e ce l'avete fatta, sto uscendo. Spartak Mosca, davvero? Era Spartak, ragazzi. Guarda, sì. È l'unica che abbiamo escluso a priori, però, Complimenti a noi. Grazie, bravo dottore. Complimenti. Ma quanti ne ha vinti? Lei... Adesso era voglio l'albo d'oro. Era difficile. Ma no, ma sta scherzando, dai. No, non credo a questo punto. Vi ho imboccato 10.000 volte gli aiuti, non l'avete presi. Allora, Spartak 10. Poi CSKA Mosca 6, Zenit 6, Lokomotiv 3, cioè quindi proprio uno scarto di 4 titoli. Ma pensa a te. Sì. Campionato orrendo, li odierò per campionato. Beh, era una domanda la Russia mi ha rovinato la vita, non andrò mai più in Russia. Dillo Putin. Mai stato, ma mai andrò. Dillo Putin. Non ti fanno entrare, probabilmente. Va bene, ragazzi, indipendentemente da tutto, ve la siete rischiata, avete ci fai avete la domanda da un milione, così solo, boom. Senza la domanda da un milione. Ma sì, dai. La domanda da un milione. Allora, sì, senza aiuti. Che tra l'altro, vi dirò, neanche impossibile. Magari molto più semplice di questo. No, è una curiosità, è una curiosità. Quale di queste curiosità contraddistingueva il Celtic del 67, cioè quello che batté l'Inter in finale di Champions, no? Allora, erano tutti di Glasgow, tutti i giocatori della Rosa. Non hanno mai effettuato dei cambi nelle partite di Champions. Il loro allenatore era un ex giocatore dell'Inter, oppure venne espulso un giocatore ad ogni partita disputata.
Domanda un milione deve essere difficilissima, naturalmente. Però è però, bella, però. Però è bella, sì, curiosa. Non spero neanche che ci fosse stata una finale di Champions Inter-Celtic. Fai te, imparo adesso. Ok, no, comunque l'Inter purtroppo perse la finale del 67. E nel Celtic, diciamo che c'era questa curiosità. Beh, non allora, può mica toccare sempre solo a noi, comunque perderle. Cioè, adesso una certa bisogna iniziare. Abbiamo perse anche due noi. Quindi. Sì, per arrivare a sette ne hai ancora. Ti auguro di non arrivarci mai. Non lo so, non ne ho idea. Allora, io, andiamo a esclusione anche qua. Io non credo, sì, per quanto fosse diverso il campionato, ma credo che una sostituzione ogni tanto bisognava farla. Quindi è possibile che questi qua ogni partita giocavano senza avere mai una sostituzione. I anche cambi uno, la possiamo escludere. Diciamo, sì. Perché anche qualcuno che si infortuna, che cazzo, okay. Quindi poi io quella un'espulsione a partita può essere, magari erano belli arcigni, però se fai l'espulsione a partita magari la perdi una partita, una. Magari esci fuori, quindi la toglierei. Sì, andiamo anche l'allenatore qui. Era un ex giocatore dell'Inter oppure tutti i giocatori erano di Glasgow? A me piacerebbe tutti di Glasgow, sarebbe una roba molto bella per il calcio. Un po' come i baschi dell'Athletic Club, dell'Atletico Bilbao. Esatto, sarebbe una roba romantica. Sarebbe una roba romantica e forse all'epoca anche più plausibile, possibile, plausibile, esattamente. Quindi forse questo. Ma poi tanto non ci stiamo giocando niente adesso, quindi sì, tutti di Glasgow. Sì, no, ma io ci volevo credere, hai capito? Ci volevo credere. Un milione. Allora, tutti i giocatori di quella rosa abitavano a meno di 30-40 km dallo stadio, quindi erano tutti di Glasgow. Abbiamo vinto un milione, azzeccato. Guarda. Avresti vinto un milione. Abbiamo vinto. Mi ritengo vittorioso. Non esserci arrivato, però i vincitori morali del milione sono stati. Esatto. Va bene, ragazzi, vi saluto. Siete stati super gentili. Grazie a voi. Naturalmente, in descrizione trovate. In descrizione trovate il loro canale YouTube, quindi andate naturalmente a seguire. Mi piacerebbe invitarvi magari in futuro per altri format se vi va, quindi volentieri siete sempre ospiti del mio canale. Assolutamente. Grazie mille. Assolutamente. Grazie a voi, un saluto. Ciao. Ciao belle. Ciao. Un abbraccio.